Bene, buonasera, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori, buonasera ad Alfredo Pauciulo e benvenuti a Spazio Economia e Mercati. Il leggero ritardo, circa un quarto d'ora, ai ai, per problemi tecnici la trasmissione di prima ha temporeggiato un po', per cui ci allargheremo noi, magari recuperando 5 minuti, invece di mezz'ora faremo 25 minuti per cercare di recuperare questo ritardo. Pazienza, non fa niente. Stasera parliamo di cose molto interessanti con Alfredo, che ci aiuta a capire appunto l'economia e i mercati, come si stanno muovendo in questo periodo di forte crisi, in questo periodo di preoccupazione, tant'è che oggi il titolo della nostra trasmissione è Dove corre questa Europa fra la crisi spagnola e gli scenari di uscita dall'euro della Grecia? Allora ci sono tre domande per Alfredo. Nell'ordine, elezioni, Grecia e Spagna, un tuo commento. Poi ci soffermeremo sulla crisi spagnola e infine, dulcis in fundo, gli scenari su un'eventuale uscita dall'euro da parte della Grecia. Alfredo, benvenuto. Bene. Parliamo subito di elezioni in Grecia e in Spagna. Come le commenti? Beh, innanzitutto buonasera a tutti i web ascoltatori e i web spettatori. Sì, abbiamo le elezioni in Grecia che si terranno domenica prossima e abbiamo avuto le elezioni per il secondo turno del Parlamento francese, si sono tenute la settimana scorsa, in cui il Partito Socialista in Francia ha avuto la maggioranza dei voti, in questo modo non creando grosse difficoltà al presidente eletto Hollande. E quindi da quel punto di vista politico in Francia la situazione sembra essere, diciamo per così dire, più o meno tranquilla. Il problema invece si affaccia da domenica sera, laddove uno scenario che prevede la possibilità che il partito delle scorse elezioni, cioè Syriza, partito di estrema di sinistra radicale, diciamo così, dovesse prendere ancora un maggior consenso rispetto alle passate elezioni del mese scorso e potrebbe a quel punto costruire un governo monocolore con delle piccole minoranze, Syriza sicuramente chiederà all'Europa una trattativa sulle condizioni poste alla Grecia per rimanere nell'euro. E qualora non vi dovesse essere l'accoglimento di una possibilità di trattativa da parte della Commissione europea, questi potrebbero anche decidere di uscire insomma, in qualche modo dalla tenaglia dell'euro. Io mi aspetto chiaramente che tutto ciò che accade prima di quelle elezioni, anche se dovesse andare la vittoria a Syriza, siano solo delle scaramucce iniziali in cui la Commissione europea dice no. Voi dovete continuare a seguire questa agenda, l'altro per farsi propaganda politica dice no, noi a tutti i costi vogliamo rivederla. Io sono invece fermamente convinto che dall'euro la Grecia non uscirà. Se dovesse uscire è perché c'è un'intesa a livello europeo, di tutta l'Unione Europea, per cui non c'è l'uscita dalla Grecia, ma c'è la creazione di una doppia circolazione. Comunque a mio avviso sarebbe una sconfitta politica prima che economica. Scusami Alfredo, guarda, proprio su questo discorso di un euro a due velocità, Velocità. se non, a due velocità, sì, se non ricordo male, proprio non ricordo, mi pare il Financial Times di stamattina si ipotizzava addirittura, secondo me con una certa fantasia, sì, quest'euro a due velocità è addirittura una spaccatura dell'Italia, cioè il nord Italia con la velocità 1 e il centro-sud, il sud con la velocità 2. No, te lo aggiungo come elemento perché questa era una curiosità proprio di stamattina, lo sentivi in rassegna stampa. Ho letto quell'articolo del Financial Times che tra l'altro segue un articolo uscito ieri in cui davano ragione a Bossi. Cioè, io però ricordo che il Financial Times fino a quando c'è stato il governo Berlusconi a Bossi l'hanno fatto insomma di tutti i colori, non solo verde come la Lega. E poi ho visto la cartina che c'era sull'articolo di oggi del Financial Times, beh, un ritorno all'epoca carolingia. Beh, insomma, Va bene, che noi ciao. andremo verso un nuovo Medioevo, insomma, lo sto un po' dicendo da qualche tempo. Certamente. Se questa è la politica europea e in cui ci sono dei tecnici e dei politici incapaci tecnicamente, perché veramente si tratta a volte di grossa incapacità, mi rendo conto che i problemi sono così grossi che c'è bisogno di una grossa diplomazia, ma c'è anche molta incompetenza, molta
c'è una mancanza di dialogo e quindi una non volontà a fare. E c'è molto chi, a mio avviso, ne approfitta di questa situazione per fare i suoi affari privati ai danni alle spalle dei cittadini europei. E, tra l'altro, una responsabilità in questo momento è tutto l'Occidente. Mi ascolti, sento che ci sono problemi tecnici. Pronto? Pronto Marco, mi senti? Ti ascolto perfettamente. Sì, dicevo, e tra l'altro la nostra grossa responsabilità a livello europeo è che in questo momento in cui anche gli Stati Uniti, anche il Giappone e tutte le economie occidentali sono in un momento di importante crisi, e laddove anche i paesi BRIC, cioè Brasile, Russia, India e Cina, almeno per quanto riguarda Cina e Brasile, iniziano a segnare dei segni, a segnare dei sintomi di rallentamento, io credo che veramente è dei responsabili e dei incapaci il modo in cui si sta gestendo questa crisi, che poi può poi a catena aggravare anche le situazioni in altri paesi. In tutto questo, meraviglia che il Financial Times si metta a fare quello che ritengo un folklore, ecco, veramente folklore. Con quella cartina di 1000 anni fa, quasi, ci sono degli aspetti folkloristici. Anche perché. Fra l'altro, oggi diciamo, il Consiglio dei Ministri ha fatto un po' un'operazione tipo apriamo un po' il cassetto e andiamo al compro oro, quindi è Sì, andato a portare qualche gioiello. poi alla fine ho visto, è stata più un'operazione di maquillage che un vero e proprio, almeno da quello che è preannunciato, Passera a vari organi di informazione. Mi sono un po' andato a leggere nei dettagli quello che sia Passera che il vice ministro Grilli hanno proposto, sia in merito in particolare in merito alle privatizzazioni. Si tratterebbe di privatizzare Tecna, che è comunque in crisi, e la SACE è un'altra azienda di Stato, non tra le principali. Tra l'altro, la privatizzazione avverrebbe per 10 miliardi di euro. Non so se questo sia il corretto valore di quelle aziende, non ho quel modo di andare a spulciare i bilanci, però in realtà il passaggio avverrebbe in questo modo: il tesoro vende alla Cassa Depositi e Prestiti, una partita di giro Sì, praticamente. sì. Quindi voglio dire una bella operazione di maquillage. Fortunatamente su questo devo dire sono felice del fatto che il ministro Grilli ha detto che al momento non si parla di vendere quote di azioni di azionari di Eni, di Enel o di Finmeccanica, che sono i tre gioielli italiani e che non andrebbero vendute assolutamente in questo momento perché veramente sarebbero date a prezzo da saldi, e un governo dovesse assumersi una responsabilità del genere sarebbe un governo veramente, insomma, ai limiti del criminale nei confronti del popolo italiano. E quindi da questo punto di vista è stato un punto a favore di Grilli e di Monti, dal mio punto di vista, e hanno avuto il buon senso e anche di Passera, che hanno avuto il buon senso di non fare questa operazione in questo momento. Beh, guarda, c'è qualcuno che ha cominciato a fare delle battutine su Passera, nel senso che qualcuno vorrebbe portarlo un po' in strada, no? Un po' come un titolo del giornale, se non ricordo, di qualche anno fa, che titolò a 8 colonne Ci salverà la Passera. Magari, voglio dire no. Però devo dire, tu sai che io sono molto, stato abbastanza critico, sicuro nei confronti di questo governo di, tra virgolette, tecnico. Devo dirti però che è vero che quello di oggi è stato quasi un'operazione di maquillage, però non ne posso, almeno dalle cose lette, che poi andranno approfondite come misure, diciamo da quello che mi aspettavo in partenza, alla fine insomma è stato qualcosa di è stato, ecco, è stato migliore quello che fu uscito dal Consiglio dei Ministri rispetto a ciò che mi aspettavo. Ed è stato, ecco, soprattutto con poi sulla privatizzazione, fatto questa operazione di tipo mediatico, di maquillage, però non c'è stata una vera e propria svendita di beni, anche perché anche sui beni immobili si è pensato di fare una società di gestione degli immobili, sempre gestita poi da Cassa Depositi e Prestiti, quindi in realtà è una partita di giro che avviene in questo momento tra il Tesoro e Cassa Depositi e Prestiti, anche se è vero che Cassa Depositi e Prestiti per il 30% è controllata dalle banche, per cui in parte i profitti della gestione di questi
partecipazione andrebbero in parte alle banche che sono socie di Cassa Depositi e Prestiti. Ma in questo momento, date diciamo, il fatto che gli passano Fintech e anche le altre aziende che sono un po' in questo momento in crisi, da una parte si possono fare qualche utile più in là con gli immobili, dall'altra parte con i fitti degli immobili, non tanto sul valore degli immobili, dall'altra parte però insomma avrebbero quelle perdite, per cui tutto sommato alla fine insomma le banche salvano se stesse, salvano lo Stato, salva il va bene così. Alfredo, c'è una domanda dalla chat, ti chiedo una domanda per Alfredo, che ne pensi del bisogno di istituire un'unità di risultato presso la Presidenza del Consiglio che sia responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici, in materia di istruzione, sanità, trasporti e lotta alla criminalità? Aspetta, Quindi forse non ho un'unità. capito. Allora, la domanda è: cosa ne pensi di istituire presso la Presidenza del Consiglio delle unità di risultato, quindi una sorta di authority che vigili sui risultati che devono raggiungere in materia di sanità, trasporto, istruzione e lotta alla criminalità? Questa è una domanda, insomma. Allora, da una parte una iniziativa del genere andrebbe a limitare la libertà di un governo. E quindi io in genere non sono a favore di cose di soluzioni del genere. Perché c'è un mandato dato al Parlamento, il Parlamento dovrebbe vigilare sul governo, sulla tenuta degli obiettivi, e qualora non dovesse mantenere gli obiettivi dovrebbe sfiduciare il governo. Dall'altra parte. E questa è una struttura che già c'è a livello di pubblica amministrazione, cioè a livello di dirigenti dei ministeri, a livello di dirigenti degli enti pubblici comunali e via dicendo. E molto spesso rischi che la qualificazione e la quantificazione degli obiettivi in realtà poi siano solo un elemento fittizio che non ti porta poi a raggiungere risultati concreti nella società, sia in termini di risparmi economici che in termini di obiettivi sociale, anche perché la vita contemporanea varia così in fretta, per cui gli obiettivi debbono essere di elasticità tale che non rischi in quel modo di ingessare l'azione governativa. Il problema è avere un sistema elettorale, un sistema statale e politico che funzioni in maniera tale da dare subito quelle risposte e soprattutto che eviti di portare in Parlamento incompetenti e criminali. Quindi io sarei più per una soluzione di riforma Chiarissimo. istituzionale piuttosto che andare che intervenire su questo. Chiarissimo, stavo vedendo se c'erano delle altre domande, ma stanno soltanto facendo dei commenti sui fascicoli in disordine alle mie spalle. Allora andiamo avanti con, se tu sei d'accordo, con la crisi spagnola. Sì, lì c'è stato e poi mi riaggancio da questo mi riaggancio anche a un'altra notizia importante di oggi. Solita porcata fatta dai nostri tecnici politici, perché purtroppo a me dispiace, non mi piace in genere usare queste parole colorite. Purtroppo devo rendermi conto, mi rendo sempre più conto che c'è chi anche tra i politici in qualche modo fa il gioco, non degli speculatori tout court, come per essere anche io che messo in borsa o chiunque ci sta ascoltando, ma degli speculatori interessati, dei grandi speculatori che sono usati al trading e quindi sono dei criminali perché non operano al loro rischio. Perché questa operazione in cui si aiuta le banche spagnole, attenzione, quindi non lo Stato spagnolo, le banche spagnole, con circa, insomma, il conto fatto ultimamente era di circa 100 miliardi di euro. Qualcuno dice qualcosa in meno, ci vorrà, qualcuno dice ci vorrà addirittura di più, poi staremo a vedere. E fortunatamente per la Spagna sono riusciti ad ottenerlo almeno al momento senza passare per il fondo salva Stati, laddove sarebbe stato, ma sarà fatto passare proprio da qui, per il fondo salva Stati, e questo costerà ai paesi come l'Italia che si indebitano al 6-7% a 10 anni, e perceveranno il 3% dei soldi prestati al fondo salva Stati alla Spagna. L'Italia praticamente dovrà mettere i suoi 28 miliardi, prendendo il 3% sui 28 miliardi del fondo salva Stati ricevuti dalla Spagna, ma allo stesso tempo dovendo pagare il 6-7% al mercato
con i buoni del tesoro. Quindi ci sarebbe addirittura un effetto che per i paesi che hanno un tasso superiore al 3%, non solo hanno finanziato il fondo di salva Stato, ma ci rimetteranno in termini di interesse, aggravando ulteriormente la crisi del debito. Però la cosa è che l'operazione è stata fatta di domenica, lasciando nel dubbio i mercati su se o non se si sarebbe fatta o no, dando il tempo a chi dovere di organizzare le proprie posizioni, magari il venerdì sera prima della chiusura, al rialzo sull'euro, tant'è che all'apertura lunedì di domenica notte sui mercati asiatici dell'euro-dollaro, il cambio euro-dollaro è partito subito con un 1% in più al rialzo, cioè una cosa che non capita molto molto raramente. E ancora di più, la mattina dopo le borse, la borsa italiana in particolare ha avuto un'apertura con un più 4,5% per poi chiudere a fine giornata, perché i problemi in realtà non erano risolti, con un meno 2,5%. Cioè questa operazione, soprattutto a chi non è pratico di mercati, è stata una creazione di una illusione di risoluzione del problema, in modo da intrappolare i piccoli risparmiatori che non sono esperti e che anche di porcate di mercato, però non li metto tra virgolette, per cui magari hanno ascoltato la TG domenica in cui hanno sentito che i problemi in Spagna erano risolti. La mattina dopo si ritrova in apertura la borsa di Milano con 4,5% più in guadagno, quindi per la preoccupazione già qua sale tutto e non risolto il problema, fammi andare ad acquistare. Dopodiché, fine giornata, non solo ritraccio il 4,5% la borsa, ma perde 2,5%. La morale della favola, il risparmiatore che avesse comprato lunedì mattina, pensando che il problema era risolto, si trovava lunedì pomeriggio, dopo appena 8 ore, con una perdita secca del 7%. E questo non mi sembra una cosa che fa onore alla governance politica europea, soprattutto considerando che in questo momento è una governance tecnica, perché di politico l'Europa non ha più. Ed è questa la grossa crisi dell'Europa, è la crisi, la mancanza di unità politica, ma di unità politica non fatta così all'improvviso, unità politica federale. Scusa Alfredo, Biloz dalla chat sempre ti chiede se aiutano la Spagna va giù l'Italia, alla fine non riusciamo, che fare? Sì? Allora, se aiutano la Spagna va giù l'Italia, alla fine non ne usciamo, che fare? Ma non è che se aiuta la Spagna va giù l'Italia, è che se aiuta la Spagna attraverso il fondo salva Stati, e il fondo salva Stati al quale partecipa anche la Spagna stessa, cioè ha il paradosso che la Spagna si trova in prestati 100 miliardi, di quei 128 li mette l'Italia. 18-20 li mette la Spagna, però ha il paradosso che la Spagna paga 20, su quei 20 raccoglie da se stesso il 3%, ma sugli stessi 20 per darli al fondo salva Stati deve pagare sul mercato il 6,5%. Quindi c'è una perdita secca su quei 20 miliardi del 3% a fronte di un prestito che ha del 10 per, di 100 miliardi su cui paga già il 3%. Stesso per l'Italia, mette al fondo salva Stati 28 miliardi per salvare la Spagna. Su quei 28 miliardi percepisce il 3%, ma per quel fabbisogno aggiuntivo di denaro che ha deve andare sul mercato emettendo dei BTP a 10 anni, sui quali deve pagare un interesse in questo momento attorno al 6%. Capirai che se su quei 28 miliardi tu ci perdi secco di interesse del 2% l'anno. Voglio dire, queste sono cose semplici per chi mastica appena un po' di economia, per questo dico che c'è una politica e una tecnicalità a livello europeo che è criminale in questo momento. Perché, io non, perché o veramente sono degli stupidi e allora a questo punto vanno comunque mandati a casa. Vanno mandati a casa. Oppure veramente c'è un criminale in cui pur di salvare chi mette i capitali finanziari, pur di non sedersi a tavola e avere e concertare insomma un'uscita che non sia devastante per la democrazia, per i cittadini e per la politica stessa, stanno facendo di tutto per accaparrarsi il possibile prima del crollo definitivo. Perché un'operazione del genere o la fa il criminale perché sa che la casa sta andando a fuoco e prende le ultime ricchezze all'interno, o la fa proprio lo stupido del villaggio. Ecco. Guarda Alfredo, Paolo Barnard ha tirato fuori un neologismo, anche lui li chiama criminali, però ha tirato fuori questo neologismo e lo chiama economicidio. Io direi, aggiungerei, questo mi piace, e aggiungerei economia
ecologia, perché eco, ambiente, logos e nomos, loro stanno non economia e quindi omicidio, no, ma sono loro che sono omicidi di economia e di ecologia. Essendo dei criminali che stanno commettendo l'omicidio dell'economia e dell'ecologia, nel senso che intendo di eco, logos, eco, nomos, sono dei criminali di democrazia e di spiritualità umana, cioè stanno togliendo l'anima a se stessi e agli esseri che sono inseriti in questo sistema. Perché se stai guardando. Econo assassini. Ecco, beh, insomma, ecco, assassini dell'ambiente, inteso in senso ampio ambiente, ecco, assassini, Certo. ecco. Guarda Alfredo, ci sono rimasti esattamente 6 minuti e abbiamo da evadere la terza domanda. Tu non mi crederai, però è già passato tutto questo tempo. Per No, cui ti credo. chiederei di spiegare un po' ai nostri web ascoltatori gli scenari su un'eventuale uscita dall'euro dalla Grecia. Anche se i sondaggi o quello che ci raccontano sui sondaggi, dice che probabilmente vinceranno più i partiti filo-europeisti, cioè quelli che vogliono stare nell'euro. Quali scenari, si possono ipotizzare su un'eventuale uscita dall'euro da parte della Grecia? Beh, io innanzitutto partirei dal fatto che oggi ha detto Draghi che metterà in campo qualsiasi misura di liquidità per salvare il sistema bancario europeo e comunque Bancario, l'eurozona. bancario. Tu sai che sono molto critico anche nei confronti di Draghi, ma anche oggi andando a leggere il discorso, il suo dire salvare il sistema bancario era per dire salvare la situazione di liquidità dell'euro e quindi ecco, io faccio. Ecco, io sono critico, ma poi quando devo dare onore a chi rivede una posizione, non lo faccio tranquillamente. No, la sua era. Però Draghi, secondo me, vabbè, lui salva chiaramente i conti delle banche, gli mette a disposizione questa liquidità che poi dovrebbe anche arrivare alle famiglie e alle imprese attraverso i prestiti che dovrebbero concedere alle banche. Ma se qui siamo tutti quanti con la pezza al culo, e le banche poi dopo sono già in stretta creditizia, come ci arrivano questi soldi alle imprese e alle famiglie per poter far ripartire l'economia? Questo purtroppo non è compito del banchiere centrale, lui fa il suo mestiere, purtroppo non facendo politica non può imporre alle banche di fare questi prestiti. Però ha detto due cose molto importanti. Innanzitutto che lui fa il suo compito e quindi mette a disposizione la liquidità e considera che questo significa inimicarsi da Germania, cioè quindi già lui prende una posizione che non è proprio semplice. E già questo gli va fatto onore. Allo stesso tempo, però, dice anche che c'è bisogno di più Europa politica. Quindi, ecco, inizia a dire certe cose che noi ormai diciamo già da qualche mese. E in più dice anche un'altra cosa importante, la prima volta che la sente, questa maggiore Europa, questa maggiore unità di intenti politica europea non deve essere fatta assolutamente a detrimento di cessioni di sovranità. Cioè, quindi per la prima volta Draghi, smentendo un'affermazione che invece aveva fatto Monti più o meno pochi giorni dopo il suo insediamento, parla di una unità politica che non è assolutamente fatta con cessione di sovranità da parte degli stati nazionali, a meno che non ci sia proprio il progetto di Europa federale, laddove le concessioni di sovranità dei governi nazionali corrispondono a una maggiore democrazia del progetto europeo, che è diverso. Alfredo, quando tu, scusami che ti interrompo, parli chiaramente di noi, parli dell'area radicale, giusto? E non solo, perché dei liberali in genere, perché poi ho vari Perché ti amici. voglio fare una domanda cattiva adesso. E queste voci che vogliono Emma Bonino invitata alle riunioni molto riservate del gruppo Bilderberg? Ma per quello che mi risulta, a me Emma è stata invitata una sola volta e allora era commissario europeo. Cioè io mi sono messo nei suoi panni, cioè diciamo quando ho saputo questa cosa, e ho detto, se io fossi stato commissario europeo, mi invitavano delle persone che sono comunque politici, giornalisti, eccetera, eccetera, a un consesso di cui magari non avevo chissà che gran conoscenza. Io per una questione di gentilezza, di buona educazione sarei andato, insomma, non mi sarei posto questo problema. Quindi da questo punto di vista, insomma, non, anche perché Emma mi pare che qualcuno gli abbia chiesto, mistero, non, cioè, quindi relativamente al fatto che Emma abbia partecipato una volta non ci vedo nulla di
di strano. Il problema è che sottolineo spesso a tanti amici che si preoccupano di questo good and bad. Io non mi preoccupo del good and bad. Mi preoccupo del fatto che ci siano una serie di persone che ricoprono degli importantissimi ruoli istituzionali a livello politico, economico, finanziario, internazionale, istituzioni internazionali, i quali non vanno a farsi una vacanza, perché magari se andavano a fare una vacanza, oh, per carità, chi è che ti può dire? Sono amici, si conoscono, ok, però vanno a farsi una vacanza. Ma vanno a parlare di geopolitica, di progetti geopolitici, eccetera, eccetera, perché capisco anche che uno vuole stare a porte chiuse perché vuole analizzare tutti gli scenari possibili, per cui capisco che è meglio avere poche persone che chiacchierano attorno. Però tutta questa riservatezza, diciamo che non ha un bell'effetto su quello che dovrebbe essere la trasparenza di cui noi radicali andiamo fieri, e abbiamo fatto anche Certo. delle dirette, insomma. Quello che manca in questo senso, manca un'azione liberale di trasparenza in quel consenso, non che non si possa fare, perché poi tanto una delle decisioni importanti le può prendere lì in quell'albergo, le può prendere in un altro posto, ma le può prendere via telefono, non lo sa nessuno, insomma. Certo. Alfredo, io guarda, con vero dispiacere devo dirti che il tempo purtroppo per stasera è finito. Dobbiamo fare l'economia di 5 minuti esatti. Ci rimane fuori purtroppo per intero la domanda sugli scenari, su un'eventuale uscita dall'euro da parte della Grecia. Per cui, fra 15 giorni, quando ci sarai, se sei d'accordo, ripartiremo da qua. Sì, io E guardo poi giusto per ci lasciare. saranno anche il risultato, voglio dire, dell'elezione. Sarà Certo. interessante. Mi scuso con Stefano Russo perché non c'è tempo per la sua domanda. Ce la proporrà la prossima volta. Stavi dicendo in Però conclusione. giusto 3 minuti, Sì, un sì. minuto e mezzo magari proprio di avviso ai web Sì. ascoltatori. Iniziate con moderazione a comprare posizioni in materie prime e anche in azioni. Sapendo pure che magari da questo punto, dai prezzi di oggi, più o meno potrebbero anche scendere momentaneamente di un 20%, però iniziate a mettervi in salvo, perché se non è l'euro, se non è la crisi del debito euro, sarà fra 6 mesi la crisi del debito americano. Cioè siamo in un momento della storia molto particolare, per cui anche se un po' alla volta iniziate a prendere posizioni su materie prime, su qualcosa che ha a che fare con la concretezza di società, non dicendo che guadagnate in questo modo, ma quantomeno se ci dovesse essere una cancellazione, finalmente un sedersi a tavola per rivedere tutto il sistema monetario, non vi ritroverete con cancellate tutti i vostri risparmi. Un po' alla volta inizia. Bene, potrebbe essere anche una bella idea, magari in questa trasmissione, costruirci un portafoglio virtuale. Ci sono tanti servizi su Magari. internet che fanno quello e magari giochiamo un po' virtualmente in borsa, così vediamo Magari. i consigli del buon Alfredo Pauciulo che cosa portano queste perle di saggezza di fine trasmissione. Alfredo, grazie, un saluto a tutti i nostri web ascoltatori. Questa trasmissione che è Spazio Economia e Mercati ritorna fra 15 giorni, a linea passa alla regia, un paio di spot e poi la trasmissione che ci segue. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti, buonasera.